Nel centenario della morte di Charles de Foucault, nuovo evento a Nazareth, rivolto questa volta in modo tutto speciale alla città e ai suoi abitanti. Qui, infatti, all'inizio del suo cammino di conversione, Charles ha vissuto per 3 anni. Questa sera abbiamo voluto, nel contesto del centenario della morte di Charles de Foucault, avvenuta il 1° dicembre del 1916, e quindi ora siamo nel 2016, a 100 anni dalla sua morte, abbiamo voluto mettere in piedi una serie di iniziative per sensibilizzare la città, la chiesa di Nazareth, alla figura, alla presenza di Charles de Foucault. Abbiamo fatto già altre proposte alla città di Nazareth e questa è quella, diciamo, che più vuole rivolgersi alla popolazione di Nazareth, senza, diciamo, rivolgersi in modo particolare o ai cristiani o agli istituti religiosi, ma a tutta la città. E così abbiamo pensato a questa tavola rotonda dal tema Nazareth, sorgente della fraternità universale, nel messaggio, nella spiritualità di Charles de Foucault. La fraternità universale, che è un po' uno dei punti più importanti della sua spiritualità, del suo pensiero, che troviamo in modo molto forte soprattutto nel tempo quando lui, ecco, andò nel deserto del Sahara dal 1901 in poi, ma che ha avuto senz'altro la sua radice, appunto la sua sorgente qui nella città di Nazareth, in cui lui ha vissuto dal 1897 al 1900. La serata si è svolta in modo semplice, il teatro tuttavia era pieno e la gente assai interessata. La figura di Charles de Foucault riappariva nel contesto della Nazareth di 100 anni fa, piccolo centro di campagna, un bagno nel recente passato, reso sensibile da una carrellata di foto storiche, un ritrovare le proprie radici da cui la modernità in pochi decenni ci ha portato assai lontano. E la riscoperta che uno straniero venuto da lontano ci si è fatto inspiegabilmente vicino, come uno di noi, con la sua santità. Abitava in un casotto nell'orto e dormiva su giaciglio di fieno e aveva per guanciale una pietra. Tuttavia, nel piccolo locale teneva uno sgabello e una sedia bassa perché era un uomo istruito e disegnava le carte geografiche. Passava il suo tempo a scrivere e, come abbiamo sentito, a pregare. Si immergeva talmente nella meditazione che spesso i suoi vicini non sapevano se era morto o vivo. Uno di loro era la mia nonna, raccontava che gli tiravano dei sassolini perché restava in ginocchio per tantissimo tempo senza il minimo movimento e volevano rendersi conto se lui era vivo o no. Frammenti di vita tanto umili, tanto cari, che parlano più di ogni altra cosa, che fanno sentire questa grande figura così vicina, così incarnata. La relazione fra Charles e la città di Nazareth è davvero forte e sentita. Per questo motivo abbiamo voluto organizzare questa serata destinata ai cittadini di Nazareth. Pensiamo che il beato Charles abbia lasciato un'eredità davvero importante per la città di Gesù. Cosa ci ha lasciato? Il suo messaggio e la sua spiritualità di fraternità universale. Questo è l'aspetto più significativo della sua spiritualità. Nel riflettere sulla figura di Charles de Foucault si arriva senza fatica ad attualizzare il suo messaggio. Qualcosa egli ha da dire agli arabi cristiani. Charles de Foucault كان الغريب في الناصرة. Charles de Foucault era uno straniero a Nazareth, ma ha trasformato la sua lontananza da casa in un pellegrinaggio, pieno di fede e in contatto con Dio. Veniva da una situazione legata al colonialismo. Il suo popolo era colonizzatore in Algeria e nei paesi del Maghreb. Lui stesso era parte del sistema coloniale quando era soldato. Poi abbandonò questa strada e cercò il suo Dio, ma senza dimenticare la sua identità francese, cosa che invece ora fanno pochi, pochi di noi. Purtroppo molti di noi cancellano la propria identità palestinese e, sia pure conservando la loro identità cristiana, perdono una parte di loro stessi. Ma il messaggio di Charles de Foucault è attuale universalmente per tutto il nostro mondo in crisi. Lui era essenzialmente un uomo in cerca di Dio qui a Nazareth. La sua è stata una crisi spirituale e personale. Aveva perduto la fede, ma poi l'ha riscoperta, ed è giunto qui a Nazareth con la sua fede ritrovata. Cercava dentro di sé lo spirito e cercava Dio. Noi qui a Nazareth abbiamo bisogno essenzialmente di questo. Siamo in crisi spirituale. Tanti dicono, siamo in crisi politica o in crisi sociale, nelle relazioni.
Io affermo che la nostra è principalmente una crisi spirituale. Ruhiyya. أولاً.